è tutto Reggio Tranquillo. Adesso noi non la possiamo fare perché il terreno è accidentato, non c'è nemmeno strada, e quindi ci manteniamo nella legalità e cerchiamo di aggirarlo per ritrovarlo poi sopra. Ecco, quasi quasi stiamo, eh. Adesso il partito arriva dalla nostra sinistra e noi lo incrociamo proprio qualche metro più avanti. Eccolo qui. Ci siamo quasi. Qui è rimasto uno dei pochi simboli del tracciato e del tragitto proprio, del tracciato. Adesso ve lo faccio vedere. RT, Reggio Tranquillo. Adesso vi faccio una piccola inquadratura più da vicino, così. Passava le reti di chi pascolava e teneva a bada gli agnelli più piccoli. Insomma, era un'attività dove ognuno aveva il suo ruolo e quindi necessitava di una moltitudine di gente che si dedicavano esclusivamente a questo. Immaginate in tempi antichi, in questi posti, centinaia di persone con migliaia di pecore, con muli, asini, che caricavano tutte le tovaglie, tutte le necessità per i rifugi per i provvisori, con un accamparsi continuo di notte in notte. Erano chiamati quei luoghi, erano chiamati riposi. Secondo il mio parere, qui a San Nicola c'era sicuramente un riposo, perché lo spazio lo consentiva, c'era un lago quasi attivo tutto l'anno, un laghetto, dove gli animali potevano abbeverarsi, e soprattutto c'era una parte talmente comoda che invitava proprio a stabilirsi per la notte o per il giorno da queste parti. Ci siamo quasi arrivati, eh. Qui sul lato sinistro, ve lo faccio vedere meglio, un attimino più sopra. Mi fermo sotto l'ombra. Questa è la Tiburtina Valeria. Questo è il tratturo dove siamo noi, e qui, proprio questo promontorio qui, c'era il monastero con annesso ospedaletto di San Nicola. Era abbastanza grande, ci sono ancora, diciamo, con un occhio attento si possono vedere ancora le macerie, i rutri, quello che poi fu totalmente distrutto da sta bonifica per mettere quegli alberi che poi sinceramente qua sembra non siano nati. Vabbè, in ogni caso qua, superato questo piccolo valico, il tratturo si mette nella grande città più originale del mondo. Adesso faremo proprio l'antico tratturo, perché la qui adesso della pastorizia è, non dico scomparsa, ma notevolmente diminuita. Quello che va per la maggiore chiaramente è l'agricoltura, anche se in queste zone, data l'altezza e anche il clima, non è che si ottengano dei raccolti, che ne so, particolari. Infatti, recentemente coltivano soltanto erba oppure qualità di grano o di orzo. Però la distesa è bella, vedete? È un bel tracciato.
con la strada originale. E questa era una strada che, diciamo, anticamente era anche la vecchia Tiburtina Valeria. Poi hanno fatto la nuova strada molto più fruibile, con dei raccordi meno esposti alle neve invernali di questa, perché lì, proprio a quel valico, lì quando nevicava era impossibile passarci. Addirittura c'è memoria ancora, in tempo dei tedeschi e dei fascisti, che quando facevano il rastrellamento li portavano qui per spalare la neve a Porta, sia al passo proprio di Porta Caruso, ma soprattutto qui, perché qui non sempre, ma qui si accumulavano decine e decine di metri di neve. Siamo ancora nel trattino, saliamo questa piccola premontorio. Pensava le reti di chi pascolava e teneva a bada gli agnelli più piccoli. Insomma, era un'attività dove ognuno aveva il suo ruolo e quindi necessitava di una moltitudine di gente che si dedicavano esclusivamente a questo. Immaginate in tempi antichi, in questi posti, centinaia di persone con migliaia di pecore, con muli, asini che caricavano tutte le vettovaglie, tutte le necessità per i rifugi per i provvisori, con un accamparsi continuo di notte in notte. Erano chiamati quei luoghi, erano chiamati riposi. Secondo il mio parere, qui a San Nicola c'era sicuramente un riposo, perché lo spazio lo consentiva, c'era un lago quasi attivo tutto l'anno, un laghetto dove gli animali potevano abbeverarsi, e soprattutto c'era una parte talmente comoda che invitava proprio a stabilirsi per la notte o per il giorno da queste parti. Ci siamo quasi arrivati, qui sul lato sinistro, ve lo faccio vedere meglio un attimino più sopra. Mi fermo sotto l'ombra. Questa è la Tiburtina Valeria. Questo è il tratturo dove siamo noi, e qui, proprio a questo promontorio qui, c'era il monastero con annesso ospedaletto di San Nicola. Era abbastanza grande, ci sono ancora, diciamo, con un occhio attento si possono vedere ancora le macerie, i rutri, quello che poi fu totalmente distrutto da sta bonifica per mettere quegli alberi che poi, sinceramente, qua sembra non siano nati. E adesso faremo proprio l'antico tratto. Qui adesso della pastorizia è, non dico scomparsa, ma naturalmente diminuita. Quello che va per la maggiore chiaramente è l'agricoltura, anche se in queste zone, data l'altezza e anche il clima, non è che si ottengano dei raccolti, che ne so, particolari. Infatti recentemente coltivano solamente il paio, erba oppure qualità di grano o di orzo, però la discesa è bella, vedete, è un bel tracciato con la strada originale. E questa era una strada che, diciamo, anticamente era anche la vecchia Tiburtina Valeria. Poi hanno fatto la nuova strada molto più fruibile, con dei raccordi meno esposti
alle neve invernali di questa, e c'è lì, proprio a quel valico, e lì quando nevicava era impossibile passarci. Addirittura c'è memoria ancora, in tempo dei tedeschi e dei fascisti, che quando facevano i rastrellamenti li portavano qui per spalare la neve a forza, sia al passo proprio di Forca Caruso, ma soprattutto qui, perché qui non sembra, ma qui si accumulavano decine e decine di metri di neve. Siamo ancora nel tratturo, saliamo questa piccola premontoria.